Gente indipendente è un grandissimo romanzo dello scrittore islandese Halldór Laxness che vinse il premio Nobel della letteratura nel 1955. Ma mi pare che questo autore sia poco conosciuto, eppure parliamo di un pezzo da 90 della letteratura di quel paese e non solo. In Italia alcune delle sue opere sono pubblicate da Iperborea e la traduzione di questo meraviglioso libro è a cura di Silvia Cosimini. C'è un uomo in Islanda, no, non abita in città, ma in una contrada un po' distante. Costui ha solo un sogno, essere indipendente. E per raggiungere questo sogno, per 18 lunghi anni ha mangiato il pane altrui, finché non è riuscito nell'impresa. Acquistare un podere e pazienza se è percorso da spiriti maligni, se le pecore muoiono o hanno i vermi e la terra non regala nulla. Ha messo le mani sul suo sogno. Bjartur, il protagonista, crede solo in se stesso e nelle antiche saghe islandesi di cui recita i versi. Perderà la prima moglie, la seconda, i figli, ma resterà follemente fedele alla propria indipendenza, senza badare a niente, senza curarsi di nessuno. Verrà la prima guerra mondiale, benedetta perché regalerà un po' di benessere agli islandesi. Qualcosa sembra andare nella giusta direzione, ma è solo un'illusione. Il podere, divorato dai debiti, sarà venduto all'asta e toccherà ricominciare da capo, da un'altra parte. E cosa resta a quest'uomo che ha cercato di essere indipendente? Forse l'amore di una figlia che non è neppure sua. Gente indipendente è un vigoroso abbraccio della terra d'Islanda a cavallo tra 800 e 900. Superstizione? Fede poca, l'arrivo delle prime cooperative, delle idee socialiste, degli scioperi, l'America lontanissima, forse al di là dei sogni e vicinissimi invece gli spiriti maligni che percorrono la brughiera e ancora la feroce divisione di classe tra contadini perseguitati dalla fame, dai pidocchi e ricchi che ammirano la vita bucolica e agreste e intanto si arricchiscono. Bjartur è una sorta di Ahab, il protagonista di Moby Dick di Melville, ma di terraferma che vive solo per rendere omaggio al suo sogno. Ora vittima, ora dittatore privo di cuore, incapace di tenerezza, di pietà per sé, per chi gli sta accanto e nonostante tutto lo ama. A sconfiggerlo però non è solo la sua incapacità di essere uomo, divorato com'è dal desiderio di rivalsa, di dimostrare costi quel che costi il proprio valore. Negli autori islandesi la natura interviene sempre, pesantemente, anche se non si crede che a se stessi, streghe e demoni continuano a tramare, a lavorare per la distruzione di quanti non accettano di fare almeno un atto di omaggio al loro potere oscuro. Bjartur poteva riuscire dappertutto, se fosse emigrato in America avrebbe avuto successo. Ma non in Islanda, perché si tratta di una terra a parte, ci dice lo scrittore Halldór Laxness, un universo popolato da uomini e creature in perenne conflitto e dove è necessario perdere ogni cosa per riuscire a capire quel sentimento che d'un tratto ci si ritrova tra le mani, ruvide e vuote, inesperte, e che si chiama amore. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.